L'induismo è una religione ricca di festività, ciascuna con un profondo valore spirituale e culturale. Le principali feste induiste sono celebrate con riti, preghiere, canti, danze e processioni. Spesso nella festa sono coinvolte intere comunità. Ecco le principali. Deepaval, o più semplicemente Diwali, noto anche come il Festival delle Luci, è una delle festività più importanti e famose dell'induismo. Di solito cade tra ottobre e novembre. Commemora il ritorno del re Rama nella città di Ayodhya, dopo 14 anni di esilio, e la vittoria del bene sul male, rappresentata dalla sconfitta del demone Ravana. Le case vengono decorate con lampade ad olio, diyas, candele e luci elettriche. Le persone indossano abiti nuovi, puliscono le loro case, si scambiano dolci e regali e partecipano a preghiere e puja speciali, in particolare in onore della dea Lakshmi, dea della prosperità e della ricchezza, sia materiale sia spirituale. Con la luce delle lampade, ogni famiglia cerca di attirare dentro la propria casa la dea. Holi, la festa dei colori, si celebra in primavera, solitamente a marzo. Rappresenta la vittoria del bene sul male e l'arrivo della primavera. È associata anche al dio Krishna e alla leggenda di Holika e Prahlad. La vigilia di Holi si accende un grande falò, chiamato Holika Dahan, per simboleggiare la distruzione del male. Il giorno seguente, le persone si lanciano polveri colorate e acqua, danzano e cantano. È un momento di grande gioia, di giochi esuberanti e di riconciliazione. Un vero trionfo della vita. Navaratri, che significa nove notti, è una festività dedicata alla dea Durga e si celebra due volte all'anno, in primavera, Chaitra Navaratri, e in autunno, Sharad Navaratri. Onora le nove forme della dea Durga e celebra la sua vittoria sul demone Mahishasura. Ogni notte si dedica a una diversa forma della dea. Le persone osservano digiuni, partecipano a danze tradizionali come Garba e Dandiya e eseguono puja e recitazioni dei testi sacri. L'ultima notte è spesso la più celebrata con grandi processioni e feste. Ganesh Chaturthi è la festa in onore del dio Ganesha, il dio con la testa di elefante, e si tiene tra agosto e settembre. Ganesha è il dio che rimuove gli ostacoli, invocato prima di iniziare qualsiasi attività. Ganesha infonde saggezza e forza spirituale. Si installano statue di Ganesha in case e su altari pubblici. Vengono eseguite preghiere e canti. Alla fine, le statue vengono immerse in un fiume, in un lago, nel mare, oppure nelle vasche dei templi, simboleggiando il ritorno di Ganesha alla sua dimora divina. Maha Shivaratri, la grande notte di Shiva, è una festa dedicata al dio Shiva e cade nel mese di febbraio o marzo. Si celebra la fusione di Shiva e Shakti e ricorda la notte in cui Shiva eseguì la danza cosmica di creazione, conservazione e distruzione. I devoti digiunano e vegliano per tutta la notte in preghiera e meditazione. Nei templi di Shiva si offrono latte, miele e altri doni. Questa festa richiama alla meditazione sui valori morali come onestà, attenzione agli altri, carità, perdono e invita ad una sempre più profonda scoperta di Shiva. Raksha Bandhan, noto anche come Rakhi, celebra il legame tra fratelli e sorelle e si tiene in agosto. Significa legame di protezione e cura. Simboleggia l'amore e la protezione reciproca tra fratelli e sorelle. Le sorelle legano un filo sacro, chiamato Rakhi, attorno ai polsi dei loro fratelli, che in cambio promettono loro di proteggerle qualora ne avessero bisogno, e a loro volta
offrono doni. Krishna Janmashtami celebra la nascita del dio Krishna, considerato l'ottava incarnazione del dio Vishnu, e cade tra agosto e settembre. Si osservano digiuni, canti di bhajan e recitazioni di storie sulla vita di Krishna. Si allestiscono rappresentazioni teatrali e c'è la pratica di Dahi Handi, dove un gruppo di giovani compie una formazione acrobatica per arrivare a rompere un vaso di terracotta contenente del burro, per ricordare alcuni episodi della fanciullezza di Krishna, quando era solito rubare il burro a Yashoda, sua madre. Pongal è una festa del raccolto, celebrata principalmente nello stato indiano del Tamil Nadu, ma sentita molto in tutta l'India. Esprime la gratitudine al dio Sole Surya per aver donato il raccolto e si ringrazia la comunità per l'aiuto e il sostegno reciproco. Si cucina un piatto speciale chiamato Pongal, fatto con riso e latte, canna da zucchero e altri ingredienti opzionali, quali il cardamomo o altre spezie. Le case sono decorate con kolam, disegni fatti con polveri colorate, e c'è un'atmosfera di grande gioia sottolineata da danze e canti.